Sapevate che si possono creare discussioni con i nostri studenti anche a distanza? Venite con me. Andiamo su Google e digitiamo Flipgrid. Andiamo sul link e ci troviamo nella pagina iniziale di questo fantastico tool dove possiamo registrarci gratuitamente come insegnanti. Seguiamo passo passo le istruzioni che ci dà il sistema. La prima cosa da fare è quella di creare un gruppo, dare un nome al nostro gruppo e decidere come aggiungere i nostri studenti. Il modo più facile per farlo è sicuramente aggiungerli dalle nostre classroom che sono già formate. Ci verrà chiesto un'altra volta da quale account vogliamo accedere per aggiungere le nostre classi e successivamente ci verrà chiesto di dare il consenso a Google per aggiungere i nostri studenti. Ecco qua, siamo pronti. Non abbiamo che da scegliere dal menu a tendina la classe che vogliamo coinvolgere nella discussione ed ecco qua, il nostro gruppo è pronto, senza che gli studenti debbano installare nulla, senza che debbano creare alcun account, perché avranno la condivisione al gruppo o dalla Classroom o dal codice automatico che il sistema ci darà e che potremo copiare ovunque. Io ho creato il mio chat corner della terza Q e sono pronta a creare un nuovo argomento di discussione. Decido di dare un titolo al mio argomento, decido di digitare una domanda per aprire la discussione alla quale potrò aggiungere per renderla più coinvolgente un'immagine, un video o un quiz. Non vi dimenticate di attivare la moderazione degli interventi in modo che potrete vedere pubblicamente le risposte degli studenti solo se riterrete che siano adeguate. Gli studenti potranno partecipare alla discussione registrando un video di massimo 90 secondi. Attivate anche le caption in italiano e create subito l'argomento. Eccolo qua, io ho creato il mio. Voglio coinvolgere i miei studenti in una discussione importante, come gestire il blog di classe. Gli studenti troveranno questo post e non avranno che da registrare la loro risposta video. Non è fantastico? Non avete che da mettere in moto la vostra fantasia per utilizzare Flipgrid. Buon lavoro!